Amici di Canter, siamo venuti a Roma, siamo davanti all'ingresso di quello che era l'ippodromo di Tor di Valle. Siamo venuti proprio qui per parlare un po' con uno dei grandi protagonisti dell'ippica degli anni 60, 70, insomma fino agli anni 2000, ovvero con Carlo Bottoni. Con lui, proprio partendo da quella che ormai i resti dell'ippodromo romano, andremo a ripercorrere tanti anni di ippica e qualche ricordo e anche qualche aneddoto interessante. Allora Carlo, abbiamo scelto una location particolare per fare questa nostra chiacchierata. Queste sono le vecchie tribune di Tor di Valle, ormai chiaramente in stato di abbandono per tutto quello che sappiamo, però è qui che insomma hai vissuto la tua vita agonistica. Mi dicevi che hai cominciato nel 1961. Cominciato qui, si è aperto a dicembre del 59, nel 60 ancora ho fatto il corso allievi e nel 61 ho cominciato a correre. Ho vinto le prime due corse, al debutto della seconda corsa, con un cavallo dell'ingegner Carena, del vecchio ingegner Carena, Galantus si chiamava. Senti, e poi quando è che diciamo l'ammiraglio tuo papà, diciamo che dal 60 al 70 è tutta una routine, diciamo, corse normali, qualche affacciata e qualche gran premio. Poi nel 70 corro e vinco a Napoli il premio San Gennaro con Rocca Bruna e da lì poi c'è stata la mia ascesa, cioè dal 70, poi, diciamo che dal 61 al 70 sono stati degli anni difficili, perché pensando ad essere figlio di Ugo Bottoni, l'ammiraglio, mi era tutto dovuto, mentre invece ci ho dovuto mettere del mio. Quando ho messo su famiglia nel 68, e allora ho capito, ho avuto sempre mia moglie vicino, di prenderla in un'altra maniera. Senti, ma è vero che era più severo tuo zio che non tuo padre? No, anzi, era severissimo mio padre, perché non mi diceva niente, mi guardava soltanto quando sbagliavo. E invece zio Roberto mi diceva il perché avevo sbagliato, con tutto che non c'era la televisione. Lui vedeva a bordo pista la corsa e mi diceva: guarda, tu hai sbagliato in partenza perché hai dato un colpo di rana, o l'hai toccato col fustino che non dovevi toccarlo in retta d'arrivo. E mi ha dato dei grandi, grandi insegnamenti, zio Roberto. Babbo, è logico che l'idolo mio era mio padre, lo guardavo, cercavo di copiare tutto quello che faceva babbo, ma diciamo che come insegnamenti veri e propri, da alunno a professore, era stato zio Roberto. Io l'ho perso nel 76 e ti dico pure sinceramente, non pensavo mai che mi lasciasse, perché quell'anno lì del 76 siamo andati a Milano nel mese dei primi di luglio a fare il nazionale, io con Adollo e lui con Iberico, ed arrivamo primi e secondi. E tant'è vero, dopo il palo gli dissi: babbo, vieni in premiazione. Dice: no, la festa è la tua, vai te. E a Milano presi gli applausi di questo gran premio. Il 24 di settembre dello stesso anno babbo ci ha lasciato. E cioè, proprio... di tuo padre qual era, lo sai, te lo ricordi? Ma forse era Bayard, era legato più degli altri, però ha avuto delle grandi soddisfazioni ancora prima che io nascessi. Vinse una sfida Tara e Muscleton, e lui portava Tara e riuscì a battere Muscleton a Napoli, due hit poi fecero. E poi di babbo mi ricordo che aveva vinto 4 nazionali, 4 Europa, 4 derby, un po' di tutti, la lotteria 3 volte, cioè voglio dire, e poi non solo. Babbo, mi ricordo sempre le parole nel 68 che facemmo una grande festa, un anniversario di qualche compleanno suo, che venne Andreotti, venne Guadalupi e c'erano tutti i colleghi. E in un'intervista che fece il papà di Paolo Ungaro, gli disse: l'ippica sta cambiando e credo che sta cambiando in peggio, perché non ci sono più i proprietari che comprano i cavalli e i guidatori stanno diventando loro i proprietari. Senti, e poi il soprannome Sorcio come è nato? Ecco, guarda, io porto questa cravatta apposta perché c'è Mickey Mouse, il più grande... dei sorci, perché nell'81 ho avuto la fortuna di fare un campionato del mondo che sono arrivato secondo, ha vinto Torrensen, e le ultime corse si disputavano qui a Tor di Valle. L'amico Moscuzza, dai, che mi faceva
da topo con la giubba di Carina. Mi faceva un topo e la giubba di Carina. Alla fine mi disse, dice, senti Carlo, mi dispiace, ma io ti chiamo il Sorcio. E da che io non lo volevo, la mia famiglia invece l'ha accettato, perché le mie figlie mi hanno voluto regalare questa cravatta. Dice, papà, è bellissimo il soprannome Sorcio perché ti distingue dagli altri. Non so se c'erano degli altri soprannomi. Al fatto, allora, dopo il fatto che tu correvi sempre coperto e poi cercavi il varco retto arrivo e... Certo, l'importante per me era andare in pista, dal primo al quarto io ero contentissimo. E Atollo è stato un cavallo, ma prima di Atollo ho avuto Medoc, che sono arrivato secondo al derby nel 74, e mi ricordo che arrivai quasi in fotografia con un Unno. E rimasi un po' male, Albonetti, che eravamo molto amici, mi disse: Carlo, ma tu sei giovane, vincerai tanti altri derby, che te stai a preoccupare, questo qui con Medoc. Quelle che sono le frasi che si dicono. Ho aspettato 20 anni, ho avuto la fortuna di, come catch drive, di guidare Re dei Jet e vincere. Vinto da Sorcio. E ho vinto da Sorcio, bravo, bravo. Senti Carlo, che ippica era? Diciamo che era un'ippica, uno sport, proprio uno sport seguito, o le scommesse seguite. E comunque qui c'era sempre gente. C'era sempre gente, sia feriali che festivi. Ma poi io mi ricordo i primi anni del mare a Fregene, c'erano i volantini, stasera a Tor di Valle passava un aereo che c'aveva la scritta dietro, ore 21, Tor di Oro ore 20 e 45, Tor di Valle, insomma. Era proprio un'altra ippica, un'ippica. E poi c'erano i soldi, cioè c'erano i gran premi, c'erano i premi di centro, che insomma, quando uno c'aveva un cavallo, se aveva la fortuna, bastava soltanto che era da corsa, insomma, il proprietario si salvava, insomma. Adesso bisogna che fai salti mortali. Anche i proprietari erano diversi, era forse anche un, come possiamo dire, un modo di esibirsi. Avere il... Ma oltre a esibirsi, io mi ricordo le domeniche, Marcello Mazzarini faceva sempre prove con i cavalli, perché arrivava Cavucci, arrivava Marinangeli, arrivavano tutti i proprietari che c'era lui, e la domenica era sempre pieno di gente. Poi dopo abbiamo cominciato a spostare i cavalli nei centri di allenamento, perché purtroppo, diciamo la verità, la venuta dei stranieri ha portato a un nuovo sistema di allenamento, di piste dritte, interval training, cose che non venivano bene in pista. Con tutto ciò posso dire che Didi Giusse, che me lo lavorava Gerhard Kruger, perché io c'avevo Drosci, oltre che lavorarlo, lo guidava pure e andavamo a fare i Gran Premi insieme, tant'è vero lui poi vinse il Triossi, faceva l'interval training nella pista di Tor di Valle. I tuoi colleghi del passato, hai citato prima Marcello Mazzarini, ovviamente. Che era logico, perché c'era questa rivalità, poi tu eri della Lazio, lui era della Roma. Per l'antagonismo, cui... anche mezzo parterre per lui, mezzo parterre per me, era tutte le volte una ma guerra. Ma voi sentivate questa... Sì, 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 lo sentivamo, però eravamo amici. Le volte partivamo insieme, andavamo a Napoli e correvamo la stessa corsa, o vinceva lui o vinceva io, dopo rimontavamo in macchina e veniamo via. Cioè, voglio dire, era una realtà vera e propria, insomma. Poi Marcello, diciamo, che come è tornato da militare, non ti nascondo che col cognato hanno comprato una cavalla da Pappadia, l'hanno data a Babbo, e sta cavalla ha migliorato talmente tanto che dopo lui ha potuto cominciare a correre, a fare delle belle corse nei premi di centro. La cavalla era apatica. E mi ricordo che ancora dopo veniva sempre a chiedere consigli a Babbo, si mettevano lì di fuori la scuderia, seduto. L'ho ammirato molto anche per questo fatto qua. Senti, facendosi qualche nome in ordine sparso, beh, Kruger, vabbè, lo stesso Albonetti, poi c'era Lizzi e c'era il mio amico Martellini proprio di fianco a me, e poi dietro c'erano gli Ossani, ti ho detto, l'ubicazione di Tor di Valle faceva sì che l'entrata, c'era Federico, poi c'era man mano Pappadia, Cicognani, Macchi, insomma, veramente erano dei bei guidatori, insomma, dei guidatori che sono rimasti. Che proprio non sopportavi, di la verità, c'era qualcuno che ti stava cordialmente antipatico, succede a tutti, non è mica una cosa. Guarda, dei periodi io e Marcello eravamo così, ci odiavamo, proprio, ti dico, delle volte veniva
a dirmi, ma mi presti un panò, non ti presto niente. Ok, andavo io, non è che noi ci incontriamo dal barbiere. Sei cancellato, pure te sei cancellato, basta, non ti faccio più vincere una corsa. Ah no, poi mi prende in giro e dice, siccome Icardi disse che il palo era il mio formaggio, te levo il formaggio. Faceva queste battute romane, proprio era fantastico. E delle volte purtroppo c'era questa rivalità e lo sentivamo, insomma. Gli altri erano forti, cioè quando vincevi una corsa la vincevi contro veri campioni. Ma è cambiato, no? Il modo di guidare oggi rispetto... Molto cambiato, c'era molto tatticismo prima, un po' lavorano un po' le piste, i cavalli che non erano, diciamo, no, allenati proprio allo spasimo, diciamo così, che non sapevano proprio, non, diciamo che erano meno duttili di adesso. Adesso si va soltanto sulla velocità pura. Adesso qualsiasi corsa vanno via. Senti, poi a fine carriera per qualche periodo hai fatto anche il commissario. Sì, perché... Che esperienza è stata? Bellissima, ti dico sinceramente, è bellissima perché tutta la vita giusto Eros Martelli era riuscito a avere un ruolo in mezzo alle giurie. Le giurie si sono sempre opposte all'ex guidatore che poteva interferire a quello che pensavano loro. E ti dico sinceramente, quando dicono ma quello era un gran calciatore, non può essere un grande allenatore, invece non è vero. E la mia piccola, cioè il mio piccolo periodo che ho fatto al commissario, il mio contributo l'ho dato. Una cosa dell'Ippica di oggi che avresti voluto avere tu nella tua Ippica? Non so, qualcosa nei metodi, nelle strutture, nella mentalità, oppure non la cambieresti? No, io ti dico sinceramente, che dopo i metodi l'ho cambiati pure io. Cioè, io ho avuto la prima Ippica, quella di lavorare dentro l'ippodromo, e poi la seconda Ippica anche fuori dall'ippodromo, e diciamo mi sono trovato bene anche fuori e non rimpiango niente, sono stati ho dei bei ricordi, sono contento di come ho vissuto in mezzo ai cavalli. È un finale davvero entusiasmante all'interno Re dei Jet, e va a vincere Re dei Jet all'interno nei confronti di Ricettatore, poi Ringmaster B, dunque vittoria per Carlo Bottoni al suo primo. Che possa esistere.